di venire a comprarti di sabato. Ti piacerebbe molto, ma mi stupirei se mio papà mi lasciasse uscire dedicativo preventivamente. E salve a tutti ragazzi, qui è come sempre il vostro Gabri Costa e preparatevi a tornare indietro nel tempo. Siamo tornati ancora una volta nel lontanissimo 2003 con questo videogioco Rayman 3 Udrum Avok. Siamo sempre nel deserto degli Iknare, ma siamo ancora nei sotterranei, ma non si riesce a trovare una via d'uscita. Avete visto quanti Iknaren ci sono? Avete visto il pavimento si è distrutto e noi siamo precipitati. Poi come sempre troviamo i Matuvu che sono sui muri o sui soffitti, e poi ci sono ancora i polli zombie. Non sopporto i vecchi nemici che ci danno ancora filo da torcere. E poi sui muri notiamo sempre dei mosaici. Tutti gli Iknaren che inseguono i Thinsi. Non so se si dice i Thins. Smettetela di darmi fastidio, polli zombie. Escono in continuazione. E abbiamo trovato un Matuvu. Non ci sono solo i Matuvu in questo gioco, ci sono anche delle farfalle, si chiamano tribelle. Eccoci, ora cominciamo a prendere l'uovo. Una volta preso l'uovo bisogna fare molta attenzione. Quando camminate e avete tutto il peso, una di queste piattaforme si staccano e poi cominciano a cadere e a precipitare. Voi dovete trovare il modo di passare. Appena mettete piede, le piattaforme cominciano a sgretolarsi e cominciano a cascare. A volte ci sono superfici fragili. Io non so che tipo di uova sono queste. Ora prendiamo un uovo e lo appoggiamo qui sull'interruttore per tenerlo premuto. Abbiamo aperto la porta e proseguiamo. Io lo ripeto sempre, almeno che nell'uovo non ci sia niente. E appena lo vedo rimango stupito a bocca aperta e ripeto sempre, mi auguro che sia la colazione. Ora parliamo seriamente però, basta. Basta con queste scemenze. Ora attenzione! Non andate mai nell'acido perché è pericoloso. È sconsigliato nuotare quando c'è l'acido. Avete visto, abbiamo trovato questo passaggio segreto. Bello il gioiello verde che ci fa aumentare il nostro punteggio. Gabri Costa e Rayman sono stati molto coraggiosi a non farsi prendere dagli Iknaren. Meno male. In ogni video che ho fatto non mi hanno mai messo le grinfie addosso, se no ero morto. Mi sono scordato di dirvi che questi mostri hanno rapito Globox, hanno catturato il nostro amico Globox. Dobbiamo trovarlo, bisogna salvarlo e portarlo dal guaritore. E vi faccio ricordare che Globox ha inghiottito un lume nero, André. Alcuni Iknaren si mettono lì e non ci fanno passare, però fanno un possente ruggito, come i leoni. Prima liberiamo i Thinsi, prima di tutto, e vediamo cosa ci dà. Deve andare a farsi l'orlo. Però quel Thin con la corona mi fa ricordare Grande Minimo. Mi sa che il video giunge al termine, ragazzi. Per oggi la recensione finisce qui. Fatemi sapere cosa ne pensate del video nei commenti qui sotto. Vi saluto, ora mettete mi piace e iscrivetevi al canale. Ciao a tutti. Un bacione da Gabri Costa.